amore, realizzato tanti lavori, presentati all'Open Day, si può dire che dell'altro conosciamo ormai tutto o quasi tutto. Gli alberi ossigenano l'aria, ci regalano il fresco durante le calure e animaletti come lo scoiattolo, il riccio, la talpa. Nel tronco costruiscono la loro tana, è dove portano le provviste e dormono il lungo sonno invernale. Con tanti e tanti alberi. E siamo amici, siamo gli alberi
persone che nei confronti della natura non si comportano per niente bene, maltrattando gli alberi, arrivano perfino a incendiarli, senza capire che ci vogliono tanti anni perché un albero diventi alto e robusto. In questo sacchetto dorato ci sono dei semini. A che cosa servono? Ascoltate! Fiori e i fiori diventeranno frutti. Il melo ci dona le mele, il pero ci dona le pere, il ciliegio le ciliegie, il pesco le pesche, il pinolo il pino, il mandorlo le mandorle. Che bontà! Il vero, se fosse lo puoi trovare, le buone proprio.
vento c'è il banano, dai nostri amici è arrivato la banana da sbucciare, sempre pronta da mangiare. L'alberello e crescerà e diventerà alto e robusto. Ne avremo cura e lo proteggeremo, perché ogni albero è speranza, gioia e vita. Viva gli alberi! Andiamo a piantare gli alberi? Sì! Le piantine? Nascondi! Per i nostri piccoli, grazie per le lacrime asciugate, grazie per tutte le coccole e carezze, grazie per tutti i rimproveri a fin di bene, ma soprattutto grazie per averci accolto dal primo giorno con il vostro sorriso e il vostro calore, grazie da parte di tutti i genitori e di tutti i bambini. Adesso i bambini dell'ultimo anno consiglieranno dei pensieri per voi. Francesco e Domenico vi consegnano queste targhe che è un premio e simbolo di riconoscimento per tutto il lavoro svolto insieme.
Edoardo e Alfredo, invece, vi consegnano le pergamene con la poesia per ringraziarvi e salutarvi. A te, maestra mia, in un prato pieno di colori, oggi ho colto dei bellissimi fiori. A te, maestra mia, li voglio donare per avermi saputo tanto, tanto amare. In un bosco tutto incantato, oggi ho colto le magie del creato. A te, maestra mia, le voglio donare per avermi sempre insegnato a sognare. In un campo tutto fiorito, oggi ho colto la gioia di un sorriso. A te, maestra mia, lo voglio donare per avermi saputo sopportare. Nella favola della natura, oggi ho smarrito la mia paura. A te, maestra mia, voglio ringraziare per avermi insegnato a volare. Nella fiaba che mi hai raccontato, non mi avevi detto che ti avrei lasciato. Nel mondo ogni cosa ha un suo perché, ed io come farò senza una maestra come te? Allora, dopo le favole, viene la vita vera. Da te volerò via in mongolfiera. Nel cuoricino mio sempre tu sarai, maestra mia, di me non ti scordare mai. Ilari e Irene, invece, vi consegnano due piccoli pensieri. Invece, Luna. Emma e Luna, Sofia e Angelo, Vittoria, Elisabeth e Giada vi consegnano i fiori che sono da parte di tutte le mamme. Grazie. Vai, vai, Elisabeth, quella è di Tonino. Andate, andate pure voi. Beh, quest'anno ci avete non sorpreso, insomma di più. Comunque è bello perché le mamme di oggi erano alunne ieri e quindi per me è una gioia avere i figli di queste ragazze. E beh, ci siamo emozionati, io non so più che cosa dire. Grazie, grazie.